Un saluto a tutti i telespettatori e benvenuti alla VG News. Ecco le principali notizie della settimana. La doppiatrice Charlotte Chung, che interpreta una delle protagoniste del popolare Overwatch, Diva, ha dichiarato durante il Momokun di Atlanta, essendo il personaggio da lei interpretato l'unico di origine coreana, di essersi ispirata alle dive del Korean Pop per dar forma alla voce di Diva. Alla domanda che genere di musica l'eroina ascolterebbe, la doppiatrice ha risposto Hollow Beach dell'artista sudcoreana CL, deludendo così i fan napoletani che hanno chiesto a Blizzard un personaggio che ascolti Gigi D'Alessio. Lucas, studente e artista californiano, ha deciso di creare una t-shirt personalizzata a tema Metal Gear, il cui design consiste in oltre 200 screenshot di gente che litiga sui social network per decidere quale sia il personaggio più gay della saga. Le magliette sono in vendita sul web al prezzo di $10. Prezzo consigliato a chiunque voglia leggere i commenti senza rischiare di ritrovarsi coinvolto nella mischia. È uscito Cthulhu Virtual Pet, gioco di simulazione di culto, dove potrete nutrire e crescere il vostro tenerissimo Cthulhu personale con cui accrescere la vostra community di adepti. Per ovviare al problema del fast travel nel noto The Witcher 3, il modder Euterion ha messo a punto la Mood Geralt di Rivia Pro Witcher 3, nella quale il nostro eroe potrà finalmente scivolare giù per montagne e colline ad alta velocità, proprio come su uno skateboard. Il macellaio di Blaviken pare essersi divertito a scateare, all'appunto da star pensando di comprare una tavola roboante, leggera e scattante, da sostituire al suo cavallo cavalcante, nero e fiammante. Dalla VG News per oggi è tutto. La linea nuovamente a Game Compass.